I primi risultati della campagna olivicola e le prospettive per il futuro dell'olivicoltura abruzzese alla luce del neonato piano olivicolo nazionale, ma anche la geografia delle imprese e le buone pratiche per produrre un olio sempre più di qualità in linea con le esigenze del consumatore. Questi gli argomenti trattati nel convegno Il piano olivicolo nazionale, le nuove opportunità per l'agricoltura abruzzese, promosso da Coldiretti Abruzzo in collaborazione con la cooperativa Abruzzoleum e l'associazione delle cooperative olivicole Unaprol, che si è svolto ieri a Loreto a Prutino. Il piano prevede 5 azioni fondamentali. La prima in assoluto è quella della concentrazione del prodotto, quindi forza al credito e alle cooperative. Il secondo è quello di ristrutturazione degli oliveti e quindi anche delle strutture, ma poi grande forza alla ricerca per poter poi capire quali sono i limiti di questo settore, ed infine promozione, perché l'anno passato, che è stato l'anno orribile per il nostro settore, riconquistare quelle quote di mercato che purtroppo per volontà divina noi abbiamo dovuto perdere per forza. Un'occasione per tracciare lo scenario di un settore importantissimo per l'economia regionale alla luce delle novità introdotte dal piano olivicolo nazionale. Non illudiamoci, non è che attraverso il piano olivicolo, il PSR, risolleviamo le aziende. Le aziende si risollevano se siamo in grado di fare dei progetti concreti, dei progetti con dello sviluppo a largo raggio, che sappia guardare non soltanto le realtà locali ma le realtà internazionali. È un piano che prevede circa 32 milioni di euro a livello nazionale ed è previsto soprattutto per l'innovazione tecnologica e per gli impianti nuovi, di oliveti nuovi e di ristrutturazione dei oliveti obsoleti per aumentare la produzione. Bisogna muoversi, altrimenti non ci sarà mai quell'azione di cui ormai si richiede per la giusta commercializzazione e comunque per la valorizzazione del prodotto.